Io sarò brevissimo e a nome del Consiglio dell'Ordine, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, reco il saluto della categoria professionale alla quale appartengo. Naturalmente saluto gli illustrissimi relatori, saluto le autorità presenti in sala, il Presidente del Tribunale di Chieti, il Presidente del Tribunale di Vasto e tutte le altre autorità qui convenute. Chiedo soltanto un minuto per consentirmi di formulare un ringraziamento speciale alla signora Isabella, che non solo ha voluto, come sempre, coinvolgere l'Ordine degli Avvocati in una iniziativa importante come quella che oggi qui si celebra e che, come abbiamo ascoltato, è il prosieguo di iniziative continue e fondamentali per la conoscenza, ma che rappresentano come dire, la memoria viva di Romano Canosa. Ebbi modo già in passato di rammentare come le iniziative come queste sono per noi una linfa vitale. Sapere che c'è chi vuole con tanta tenacia, con tanto direi amore, con tanta forza, trasmettere e mantenere viva la memoria di quanti dotati di doti che non sono comuni come quelle che hanno contraddistinto la vita e l'opera di Romano Canosa, è un dato assolutamente eccezionale. E mi preme, da operatore del diritto, come dire, faccio l'avvocato e qualche volta mi sono dovuto confrontare anch'io con il tema della follia e della criminalità, segnalare come il titolo che oggi ci riguarda abbia, come dire, una strana valenza. La follia è un tema, diciamo, non necessariamente negativo, perché si può essere folli anche in termini positivi. Forse la letteratura, i romanzi ci hanno raccontato di follie, forse la più famosa la follia d'amore, mentre il criminale è semplicemente un soggetto negativo. Ma il rapporto che esiste tra la follia e il crimine, quando c'è il connubio, quando c'è la devianza e quindi c'è la deriva della criminalità, porta una sofferenza enorme. Porta una sofferenza enorme certamente nella società, ma porta una sofferenza enorme probabilmente anche a chi è costretto a causa della sua follia di vivere una condizione che è duplice, quella del folle e quella del criminale. E il fatto che si sia avviati sulla strada dell'eliminazione degli ospedali, dei manicomi giudiziari, è certamente un percorso, credo, difficilissimo, complicatissimo, che impinge una quantità di problemi che sono esponenziali rispetto a quelli del superamento dei soli manicomi per i malati di mente che non abbiano anche commesso il crimine. Però devo dirvi che chiunque abbia avuto la sventura di avere a che fare con i manicomi giudiziari non potrà che essere felice che ci sia questa voglia di superamento, poiché veramente si tratta di strutture nelle quali il dolore, come dire, l'offesa, la frustrazione dell'essere umano è probabilmente ed involontariamente però messa veramente in una posizione primaria. Quindi sono certo che oggi noi ascolteremo parole importantissime che saranno di conforto e di aiuto all'applicazione della legge di riforma e quindi nell'augurarvi buon lavoro vi ringrazio ancora una volta per aver coinvolto il Consiglio dell'Ordine. Buon lavoro.